Smart Sound. Ciao ragazze mie, eccoci qua. Allora, come da vostre numerose richieste, ho deciso di girare un video per mostrarvi il funzionamento della piastra a vapore L'Oreal, che è lei, eccola qui, è Steampod, la mitica Steampod, la piastra a vapore, voi vi prenderete per pazza, se la proverete capirete come me e ne sarete sicuramente molto affascinate e affezionate. Vi spiego prima come è fatta la piastra a vapore. Allora, la piastra a vapore, come vedete, ha l'aspetto semplicissimo, abbastanza corposa rispetto a una piastra normale, ma perché adesso vi spiegherò perché. E allora, questa qui Steampod ha due piastre in ceramica, quindi comunque si tratta di una piastra di un certo livello, insomma, di un certo livello di tecnologia. E qui alla fine della piastra, quindi nel momento in cui voi passate la piastra sulla ciocca, questi ugelli, cioè questi buchini che trovate qui, si trovano alla fine, da questi buchini esce il vapore. La magia di Steampod è proprio il vapore. A che serve il vapore? Il vapore serve a far penetrare in maniera molto più efficace i prodotti che sono, appunto, fanno parte del kit Steampod, del Steampod System, che sono questi due: una crema lisciante e un siero protettivo. Vengono venduti comunque acquistabili insieme a Steampod. E che cosa contengono questi prodotti? Entrambi contengono cheratina, che come sapete è la proteina che costituisce il nostro capello e che quindi è un validissimo aiuto nella ricostruzione dei capelli danneggiati o comunque sfibrati o comunque sfruttati, e è alla base appunto del sistema Steampod. Il vapore unito al calore della piastra è in grado di far penetrare meglio tutti quanti le molecole di cheratina che sono contenute all'interno dei prodotti Steampod all'interno del capello. Quindi che cosa succede? Anziché rovinare il capello, come di solito si dice che le piastre normali facciano, dico si dice perché onestamente non ne sono proprio convinta, anziché rovinare il capello, con Steampod noi siamo in grado di ricostruirlo passando la piastra, cioè utilizzando i prodotti come adesso vi farò vedere, e utilizzando appunto la Steampod come piastra nostra, non vi dico quotidiana, ma insomma tutte le volte che lavate i capelli io vi consiglio di usarla, e vedrete che il vostro capello sarà sensibilmente più bello di prima, perché sarà sicuramente più lucido, perché la cheratina ricostruisce il capello, quindi le squame del fusto si chiudono e quindi l'aspetto del capello è molto più sano, molto più bello, sono più lunghi perché non si spezzano, anzi al contrario si rinforzano e non sono indeboliti dal passaggio della piastra, e quindi ne guadagnerete in termini di lunghezza, perché passando la piastra non si spezzeranno, non troverete pizzettini di capello dappertutto, e ne gioverete anche in termini di durata, perché secondo me Steampod, ora non so se si tratta del vapore, non so se si tratta della qualità delle piastre che compongono Steampod, non so se si tratta dei prodotti L'Oreal, però io ho notato che la piastra dura molto di più, un risparmio in termini di tempo, un risparmio in termini di prodotto, un risparmio in termini di che palle passare la piastra tutti i giorni, e quindi direi che è un ottimo prodotto questo Steampod. E niente, allora io prima di lasciarvi al tutorial per far vedere come si usa Steampod, volevo dirvi quali sono i prodotti che ho usato per questo shampoo. E ho usato questo, che è lo shampoo Absolute Repair di L'Oréal Paris, e fa parte della linea L'Oréal Professionnel, quindi comunque quella riservata ai parrucchieri professionali che fanno parte della rete L'Oréal, però la potete acquistare appunto in salone. Mi sento di consigliarvelo per tanti motivi: uno, perché si sciacqua facilmente, non produce tanta schiuma, e voi mi sembra pazzesco, però volendo potreste usare soltanto questo e non usare anche un balsamo di cui adesso vi vado a parlare, perché è talmente tanto, lascia i capelli talmente tanto morbidi che effettivamente non servirebbe il balsamo né per districarli né per avere un aspetto comunque, per avere un capello bello morbido, ecco. Quindi veramente assolutamente consigliatissimo. Ho fatto anche una review su Vain Magazine, quindi poi se volete leggerla nel particolare vi do il link nel box informazioni. E come balsamo ho usato l'Intense Repair, sempre di L'Oréal Professionnel, ed è una maschera di alta nutrizione per capelli secchi, però io onestamente mi sento di consigliarla anche a chi i capelli secchi non li ha, per un semplice motivo: ha una consistenza piuttosto burrosa al tatto, quindi voi penserete oddio, è una maschera pesantissima. No, non lo è, si sciacqua facilmente,
un odore strepitoso, lo so, voi ormai avete capito che io sono un mondibole per l'odore dei prodotti per capelli, io questa è veramente buona, è inutile perché non penso che si riesca a vedere, però vedete, non cola, quindi comunque la consistenza è burrosa ed è veramente 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 buonissima, lascia i capelli morbidissimi, poi ve l'ho detto, si sciacqua facile, quindi non vi rimangono grassi, non c'è il rischio che non sciacquandola bene abbiate i capelli un po' unticci e li lascia morbidissimi, morbidissimi, li asciugate col phon se non avete particolari esigenze di capelli un po' pazzi o che comunque vanno per forza messi in piega, vi assicuro che questa potrebbe fare al caso vostro. Ok, l'escursus è finito, vi lascio il tutorial e per qualsiasi necessità ricordatevi che potete scrivermi un commento qui sotto oppure potete scrivermi sul blog oppure potete scrivermi per email oppure potete scrivermi sulla pagina Facebook oppure potreste mandarmi un tweet oppure potreste scrivermi sulla pagina di Instagram, insomma credo che ci siano tanti modi per poterci mettere in contatto. Ciao! Ho avuto un piccolo, ma proprio piccolo incidente di fotocamera. Che cosa significa? Che ho girato un video che soltanto nella mia mente, cioè che la fotocamera ha smesso di registrare da un momento all'altro, quindi abbiamo saltato praticamente il passaggio più importante di questo video, che sarebbe la presentazione del prodotto Simpod. Sì, lo so, sono pessima, però adesso per fortuna me ne sono accorta e quindi posso farvi la mia lezioncina sui prodotti Simpod da applicare a capelli bagnati prima di procedere con la sciocatura, che come vedete io sono quasi arrivata alla fine. Allora, dicevamo, i prodotti sono due e si differenziano fra di loro per queste palline, si vede? Sì, queste palline che si trovano qui nella parte anteriore del prodotto, della confezione del prodotto, che indicano il livello di sensibilizzazione. Allora, che cosa vuol dire livello di sensibilizzazione? E è quanto il vostro capello, comunque la vostra chioma, ha la necessità di agire con Simpod. Se insomma i vostri capelli sono abbastanza sfruttati e sfibrati, io vi consiglio di usare almeno quella che uso io, che è la media sensibilizzazione, che è questa, quindi due pallini su tre. E come vi dicevo, allora questa crema è una crema lisciante, va applicata sul capello bagnato, quindi prima di procedere con l'asciugatura normale, e ogni tanto controllo se la fotocamera sta registrando e come mi spiegavo nel video che ho fatto solo nella mia mente, questa crema mi piace tantissimo perché ha una consistenza veramente particolare, una consistenza unica che non ho mai incontrato in nessun altro tipo di prodotto, probabilmente proprio per la questione del sistema Simpod, insomma, che è un sistema che funziona, un sistema che mi piace. Praticamente ha una consistenza, se voi la accarezzate, così come sto facendo io in questo momento, se accarezzate vi rendete conto dopo un po' che il prodotto scompare, nel senso non rimane quella sensazione oleosa sulle dita di tutti quanti i prodotti che si applicano senza risciacquo, che bene o male sì, sono leggeri, ma sempre fino a un certo punto hanno sempre una componente oleosa. No, questa non ce l'ha, cioè è scomparsa, io non la sento più in mano, ed è la stessa identica cosa che succede con i capelli. Quindi nel momento in cui noi andiamo a fare questo movimento, scaldiamo il prodotto nelle mani in modo da distribuirlo sulla mano stessa, in modo di spandere bene e poterlo applicare in maniera più precisa, ce l'ho sulle mani e comincio a fare questo movimento che ho già fatto, quindi non esagererò, però vi faccio vedere. Inizio a fare questo movimento con il capello, prendo una ciocca e comincio a massaggiare con il prodotto qua in mano, senza esagerare perché tanto non dovete usarne tanto, non serve, e vi concentrate sulle punte e sul fusto, perché tanto sulla parte della radice con la piastra non ci arriverete, quindi è inutile metterci il prodotto per due motivi: uno, perché rischiate di appesantirla, comunque la radice avete i capelli tutti tristi, e due, perché è uno spreco inutile di prodotto. Potete procedere all'asciugatura come fate normalmente. Io di solito asciugo tutta la testa con il phon normale, facendo comunque un movimento circolare anche con le dita per alzare le radici, e poi mi concentro soltanto un pochino sulle punte con una spazzola tonda per sistemarle, farle venire un pochino meno elettriche, e soprattutto perché comunque, come sapete, qui davanti ho le extension che tendono a rimanere un pochino separate rispetto al resto del capello, quindi
a lisciarle un pochino con una spazzola tende ad aprirle e a farle sembrare decisamente più naturali, così poi dopo sono pronta per procedere con la piastra, cioè con Steam Pod in questo caso. Adesso posso prendere Steam Pod. Allora, eccola qui. La mia è già accesa, in modo che così nel frattempo si è scaldata. Allora, vi spiego semplicemente e molto brevemente il funzionamento. Allora, questo è il corpo piastra. E allora, qui avete uno... Aspettate che devo capire se si vede, sì. Uno schermo LCD che vi mostra la temperatura e tre pulsanti, quello di accensione e spegnimento, e un più e un meno che vi consentirà di regolare la temperatura della piastra. Allora... Io da quando ho Steam Pod l'ho sempre usata al minimo, perché per i miei capelli basta, come vedete comunque non sono particolarmente ricci o mossi, quindi comunque è sufficiente la temperatura minima, che vediamo un po' se ho ragione, sì, è proprio 170 gradi, e vediamo un pochino, questa arriva fino a, non lo so nemmeno, 210, arriva fino a 210. Allora, io la riposiziono a 170 e se non erro, sì, perfetto, dopo qualche secondo che l'avete posizionata compare il simbolino di un piccolo lucchetto qui sullo schermo, che sta a significare il fatto che la piastra si è bloccata su quella temperatura, perché non si sa mai, usandola potreste premere per sbaglio i bottoni e la temperatura potrebbe modificarsi mentre state passando la piastra. Quindi una volta che vi siete accertate che appunto il lucchettino è comparso, siete pronti e potete usare Steam Pod. Nella caldaia dovete mettere l'acqua fino al livello che è indicato sul contenitore stesso, e se abitate come me a Roma o comunque in qualche città d'Italia dove l'acqua è particolarmente dura, quindi particolarmente ricca di calcio, vi consiglio di usare l'acqua demineralizzata, quella che va bene anche per i ferri da stiro, perché non contenendo calcio, essendo appunto demineralizzata, non rischierete che il calcio possa andarsi a depositare su gli ugelli dal quale esce il vapore durante l'utilizzo di Steam Pod, che si trovano proprio qui sotto rispetto a quando voi passerete la piastra, e almeno non vi si bloccheranno mai, quindi il vapore potrà continuare a uscire senza problemi e voi non avete problemi con la vostra piastra. Allora, vabbè, la posiamo un secondo, e come fareste normalmente per un qualsiasi altro tipo di piastra, procedete con la piastratura del capello. Io terrò con un pettine, in questo caso è un pettine che mi è stato gentilmente omaggiato da Capello Point, che io lo trovo una figata assurda. È realizzato in carbonio, vedete, è come un classico pettine normale a denti stretti qui, con le godine dietro un pochino più larghe, però essendo realizzato in carbonio non aiuta a evitare l'effetto elettricità sui capelli, tutti quei capelli che si sparano tutte le parti dopo che avete passato la piastra. Questo è perfetto perché evidentemente il carbonio ha delle proprietà delle quali non ero a conoscenza, di antistaticità. È molto carino, costa poco, ci stanno tanti modelli, ci sta sia quello come questo che quello classico come questo che ho di plastica normale, o mi pare che ci sia anche la versione questa qui senza manico, denti larghi, che io in questo caso ho in legno, perché è veramente molto buona per districare i capelli prima dell'asciugatura. Ok, come vi ho detto, comincio, procedo, tengo Steam Pod chiusa mentre vado a prendere la mia ciocca di capelli, mi aiuto con il pettine, la tengo chiusa perché il vapore su Steam Pod esce soltanto quando la piastra è chiusa, perché giustamente si presuppone che la ciocca di capelli sia all'interno di Steam Pod, quindi per comodità io la tengo chiusa fin da subito. Poi la apro solo quando sto per prendere la ciocca e vado giù, tenendola chiaramente chiusa come una piastra normale. Mi aiuto col pettine che tiene la ciocca e vado una seconda volta. Il vapore aiuta il prodotto alla cheratina a penetrare nel capello. E ovviamente poi la ciocca viene veramente molto liscia. Lascio giudicare voi. Che
piace molto, veramente molto, perché passano due, tre passate e la ciocca è veramente liscia, è veramente, veramente, veramente bella. Sì, molto bella. Ok, proseguo come questa ciocca per tutta la testa. Buon divertimento. Diciamo che è andata abbastanza bene. Il fatto che c'eravate voi, i miei capelli si sono sentiti un po' protagonisti, quindi hanno deciso di venire particolarmente bene, direi. Ok, questo è quanto. Ho finito di passare steam pod su tutte quante le ciocche. Io non so dirvi quanto realmente si apprezzi nel buio del mio bagno, però i capelli sono decisamente molto molto lucidi. Spero che si riesca a vedere. Potete finire qui con la vostra piega per steam pod, oppure potete fare come me, che solitamente applico sempre un prodotto finish alla mia piega. In questo caso oggi ho deciso di rimanere in tema L'Oreal, di mettere un paio di gocce, ma proprio due soltanto, perché ne basta veramente pochissimo, di Mythic Oil. E questa è la confezione. È un olio di controllo, viene chiamato, nel senso che appunto per essere un finish tende a chiudere le eventuali doppie punte, tende a dare comunque anche un po' di lucentezza aggiuntiva al capello, e ne metto veramente soltanto uno spruzzino, massaggio esattamente come ho fatto con il prodotto steam pad, scaldo, è un olio, scalda molto facilmente, e vado a pettinare il capello. Lo pettino con le dita, niente di più. Non avvicinatevi assolutamente alle radici, concentratevi soltanto su lunghezza e punte e basta, finito. E vi parlo, per finire, per concludere la situazione, vi parlo dell'altro prodotto che viene venduto insieme a steam pod, che è questo qui. È questa boccettina nera piccolina con il dosatore a spruzzo ed è un siero protettivo. Questo qui ha le tre palline, si vedono? Spero di sì. Sono le tre palline, quindi alto livello di sensibilizzazione. Modo d'uso: sui capelli preasciugati, quindi prima procedete all'asciugatura e poi mettete questo siero. Applicate una piccola quantità di prodotto sulle zone sensibilizzate e sulle punte. Procedete poi alla lisciatura con lo steam pod. Allora, perché, vi starete chiedendo, perché non l'ho messo prima di procedere all'asciugatura con lo steam pod? Sinceramente non l'ho messo perché mi trovo bene usando soltanto la crema lisciante che abbiamo messo prima. E direi che per quando il capello è pulito e quindi sto procedendo alla prima lisciatura con steam pod, direi che quella può bastare. Sinceramente non mi vado a appesantire troppo il capello mettendo anche un altro prodotto, e questo è dovuto sempre al fatto che comunque i miei capelli sono dei capelli sottili, quindi per carità, queste sono cose che dovete provare voi, dovete trovare voi qual è la vostra routine migliore, che si adatta meglio al vostro tipo di capello o che si adatta meglio al tempo che comunque avete da perdere per la lisciatura con steam pod. E effettivamente questo lo uso soltanto quando ho passato steam pod. Oggi sono bellissimi, stanotte dormo male, domani mi sveglio, c'ho un ciuffo così che sembra uno spaventapasseri e sono costretta quindi a ripassare steam pod un'altra volta, un'altra piastra, per carità. Però se decido di ripassare steam pod, allora uso questo. Ne metto una piccolissima quantità sulla mano, spero si riesca a vedere, ma proprio infinitesimale. Vado sempre con il solito metodo, cioè riscaldo il prodotto e lo stendo bene sulle mani, e vado a prendere soltanto la ciocca che mi interessa, inutile, appesantiamo tutto se tanto questo steam pod la passerò soltanto qui, e faccio così, in modo comunque da depositare insomma tutto il prodotto sulla ciocca desiderata, prendo il mio steam pod e vado e faccio esattamente quello che ho fatto fino adesso, cioè lo passo sulla ciocca, adesso è spento, quindi vabbè. E niente ragazze, che dire, la lisciatura è pronta. Io adesso metto un po' di burro e cacao. Mm.
trucco c'è, capello c'è, burro cacao c'è, direi che sono pronta per uscire, che dite? No, vi sto mentendo, voi non potete saperlo, ma sotto questa bellissima felpina c'è ancora il mio pigiamino, quindi prima devo andarmi a cambiare, direi. Un bacio ragazzi, ciao. Smart Sound.